La salvezza è con me, perché il Signore è venuto a visitarmi, a liberarmi dalla fossa in cui era caduto. Questa sera, noi riprendendo il discorso, vogliamo presentare Gesù, Gesù che libera dalla lebbra del peccato, Gesù che guarisce i lebbrosi, gli ammalati, Gesù che attraverso i sacramenti attua il mistero della sua passione e morte e perpetua nella Chiesa la remissione dei peccati, per cui la lebbra, simbolo del peccato, viene distrutta proprio ogni giorno nella Chiesa dove Cristo abita. Questa sera allora parliamo della guarigione operata da Gesù attraverso il sacramento della confessione, sacramento della purificazione. È il grande sacramento della guarigione. Tante volte non si guarisce perché non ci si accosta a questo lavacro preparato da Dio per lavare il nostro peccato, radice di ogni male, e liberarci da tutte le malattie psicologiche e fisiche. Se questo sacramento fosse ricevuto con maggiore assiduità, ma soprattutto con maggiore consapevolezza, tante malattie sparirebbero, tante persone sarebbero più equilibrate, non sarebbero più disturbate dal maligno. Nei grandi manuali è sempre raccomandata al sacerdote, proprio nel sacramento della confessione, quando si accorge che c'è la presenza del nemico, di procedere a un tacito esorcismo, perché la confessione è il sacramento della liberazione dal maligno, è il sacramento della guarigione fisica di tante malattie, ma soprattutto la guarigione della malattia psicologica e spirituale connessa con il peccato. Questa sera noi invogliamo tutti a scendere ai guadi del Giordano, dove c'è Gesù che ci attende. È lì che ci attende per essere lavati, bagnati, purificati dai nostri peccati. Una fontana perenne, dice Zaccaria, è posta nel centro di Gerusalemme, e in questa fontana perenne, zampillante di acqua, tutti si immergono per essere purificati da tutte le loro iniquità. Questa grande fontana, questo grande fiume, questa grande piscina è Cristo Signore, è Gesù. È Lui il fiume Giordano, è Lui la fontana di acqua viva, è Lui che col suo cuore aperto lava tutti i peccati del mondo. E allora questa sera accorriamo tutti alla fontana di Cristo, accostiamoci a Lui per essere guariti dalla nostra lebbra. La lebbra è il segno del peccato. Gesù guarì tanti lebbrosi, per cui la lebbra è proprio il segno del peccato. Come immagine pedagogica, per entrare nel grande sacramento della confessione e del lavacro della lebbra e della guarigione operata da Cristo, noi scegliamo un episodio di cui parlava Gesù. Egli un giorno disse: tanti lebbrosi erano in Israele al tempo di Eliseo, e uno soltanto venne guarito, Naaman il Siro. Questo per dire che il Signore nella sua misericordia è pronto a guarire chiunque dal proprio peccato, anche lo straniero che si avvicina a Lui,
perché questo sacramento è destinato a tutti gli uomini, rei di peccato, perché la salvezza è di tutti. Cantiamo allora a Cristo Signore, a Lui che è portata la salvezza in questo mondo, a Lui che ci purifica da ogni peccato, e poi passiamo all'immagine pedagogica leggendo il testo del secondo libro dei Re, capitolo quinto. Siamo così nel sacrario del sacramento, che è il sacramento della gioia, il sacramento della gioia, il sacramento pasquale, è l'incontro con Cristo Signore che ci ridona la vita. Ecco perché abbiamo cantato un canto di esultanza. Come vi dicevo, l'immagine pedagogica è tratta dal libro dei Re, che adesso viene in parte proclamato, poi io farò il commento, cioè puntualizzerò alcune immagini su cui innesteremo il nostro discorso. Era un personaggio autorevole perché per suo mezzo il Signore aveva concesso la vittoria agli arameni. Ma questo uomo prode era leproso. Ora bande aramee in una avevano rapito dal paese di Israele una giovinetta che era finita al servizio della moglie di Nabal. Essa disse alla padrona: se il mio Signore si rivolgesse al profeta che è in Samaria, certo lo libererete dalla lettera. Naam andò a riferire al suo signore: la giovane che proviene dal paese di Israele ha detto così e così. Il re di Aram disse: facci, io invierò una lettera al re di Israele. Quegli partì, prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.500 d'oro e 10 di spugna. Portò la lettera al re di Israele, nella quale diceva: ebbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naam, mio ministro, perché tu lo curi dalla lettera. Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: solo fosse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi mandi un leproso da guarire? Sì, ora potete constatare chiaramente che egli cerca per vesti contro di me. Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re si era stracciato le vesti, andò a dire al re: perché ti sei stracciata le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele. Naam arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli mandò un messaggero per dire: va, bagnati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai guarito. Naam si spegnò e se ne andò protestando. Ecco, io pensavo: certo verrà fuori, si fermerà, invocherà il nome del Signore suo Dio, toccando con la mano la parte malata, e sparirà la lettera. Forse la pana o il farfar dei fiumi di Damasco non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei bagnarti in quelli per essere guarito? Si voltò e se ne partì a dirare. Si avvicinarono i suoi servi e gli disse: se il profeta ti avesse chiunto una cosa gravosa, non l'avresti posta eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: bagnati e sarai guarito. Egli allora scese e si lavò nel Giordano 7 volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne si divenne come la carne di un giovane. Egli era guarito. Parola di Dio. Naaman, io potete dare per terzo, e ma c'è un'informatrice, la giovinetta che compra, la prigioniera, il servizio della moglie, che è diventata Naaman. Ed è questa, diciamo, pioniera,
la fanciulla che la salvezza. Dio ti serve una persona che non conosce per salvare. E lei che informa Naaman dell'esistenza del profeta Eliseo e fa profilare agli occhi di Naaman la guarigione. Se non ci fosse stata questa giovinetta, questa matrice, non ci sarebbe stata la guarigione di Naaman. È importante questo episodio, questa puntualizzazione, perché Dio si serve sempre di qualcosa per operare la guarigione nostra. Quante volte noi abbiamo degli ammalati in casa, quante volte noi abbiamo persone che hanno bisogno e non sappiamo dove andare. E c'è una persona qualunque che incontriamo e ci dice basta del luogo, o dà un'indicazione, vada al sacerdote, va a consultare, Questi informatori o informatrici sono preziosi strumenti nelle mani di Dio per la nostra vita. Il secondo personaggio è il re. È il re che manda una lettera al re di Israele, re grande, per dire guariscimi questo mio maggiordomo, questo mio generale. E quando il re di Israele così riceve quella lettera, si mette fuori il subuglio. Ecco, vuole trovare una scusa per muovermi in guerra e per dire tu non mi hai guarito il mio generale lebroso ed io ti muovo guerra. Sono gli intrighi degli uomini. Qui per il momento ci interessano poco. Ci interessa invece Naaman, il quale a quella notizia che c'è uno che può guarire in Israele, affronta il viaggio. Vado, col permesso del re, con le lettere creditizie del re, vado e mi presenterò al re di Israele, lui mi indicherà il profeta, intanto io porto il donativo. E arma già una carovana. Sapete quanti donativi porta per il profeta? Innanzitutto 10 sicli di argento, sicli d'argento e 34 kg di cioccolato. 10 sicli sono 340 kg di argento. Dunque c'è il peso che devono portare i cammelli, portare 345 kg di argento. Ogni animale era buono per portarne due per lungo viaggio, due tigri che formavano 70 kg. Oltre a questo, 6.000 sicli d'oro, facendo il conto, sono 62 kg d'oro, per cui è una cifra da guardevole, 72 kg d'oro, 10 vestiti e altra roba. Così con questa carovana si avvia verso la Samaria, la capitale del nord del regno di Israele, dove abita il re e dove abita. Quando il re legge la lettera, si mette le mani ai capelli. E allora Eliseo fa sapere al re di Israele perché ti disperi. Che forse non c'è un profeta di Israele, che forse non ci sono io, che posso guarire un lebroso, confida nel Signore e fammi venire davanti. Così Naaman viene condotto da Eliseo e
Eliseo se ne sta in casa tua, nella tua santità. E quello di Adira, ecco la superbia umana, di Adira, come? Io vengo con tanti donativi, con tante lettere creditizie, vengo dal profeta, che almeno ci degni il profeta di venirmi incontro. Io pensavo che mi venisse incontro, che mettesse le mani sopra e mi guarisse, eppure lui se ne sta andando. E mi manda a dire, va alla vacca più, a più che ci fa. E guarirai. E allora indispettito me ne torno al mio paese. Non voglio sentire più queste chiacchiere. E forse l'acqua dell'anima e l'acqua del fatto, perché le due fiumi di Damasco non sono migliori delle acque dei fiumi di Israele, perché questa fronte va a lavarsene più, manca nei fiumi al mio paese per lavarmi. Ecco una seconda schiera di intermediari che gli dicono: padrone, signore nostro, se il profeta deve essere ordinato qualche cosa di gravoso, tu l'avresti fatto. Soprattutto che cosa ti ha ordinato? Se ti lavassi 7 volte, se veramente vuoi guarire, e Naaman si colpì. Fermiamoci un momento qui. Benediciamo il Signore che ci sono due intercessori, due che aiutano Naaman, la donna che indica il profeta, e poi due del suo seguito che lo persuadono ad obbedire al profeta, perché può darsi che la salvezza venga attraverso la parola del profeta, attraverso il lavato del fiume di Giordano. Questa città qui, il nostro generale, vestito con un guante, accompagnato da due suoi compagni, si presenterà del ritorno. Ecco, avanza quest'uomo, carico della lepra, ma il Signore ha già disposto la sua vita. Ecco Naaman è davanti alla porta di Eliseo. Eliseo chiama il suo serviente e gli dà questo messaggio: va e lavati 7 volte nel fiume Giordano e guarirai. Di Adama di lavarsi al fiume Giordano 7 volte e la guarigione sarà fatta. Amen, che bella, dice, ma che cosa mi sta dicendo? Io non ne voglio sentire nulla, ma ci sono i due commilitoni che cerco di persuaderlo, e se cerco di persuaderlo, lavati almeno, fa quello che dice il profeta, e finalmente lui convinto va per 7 volte al fiume Giordano, qui simboleggiato da una vaschetta, e comincia a lavarsi. Ecco, la prima volta va. Uomo, 7 volte deve andare là, nella prima volta, ancora una seconda volta vai a lavare, 7 volte vai a lavare. Qui aveva detto che forse Lapana, che forse si fa, i fiumi di Damasco non sono i migliori, eppure vado a lavare, 7 volte va. E la settima volta la sua carne diventa bianca come quella di un bambino, rosea come quella di un neonato,
egli si meraviglia, si scopre il volto e grida: "Son guarito, son guarito". Adesso, momento di pausa per la riflessione, potete anche sedervi, 10 minuti per entrare nel mistero, poi continueremo la mistagogia. Naaman scende nelle acque del Giordano. Naaman sei tu, uomo o donna. Tu sei lebroso, tu sei lebrosa. È il peccato che ti rende lebroso o lebrosa. La lebbra, segno del peccato, separa dal consorzio religioso, dal consorzio civile, segrega l'uomo da Dio e dagli uomini. Noi non viviamo questa segregazione, tutti siamo lebrosi, tutti siamo peccatori, ma Gesù ci attende ai guadi del Giordano. Dobbiamo prendere coscienza della nostra lebbra. Il peccato è la radice di tutti i mali. Il peccato risiede nello spirito. E ogni guarigione ha una radice nello spirito, come ogni malattia ha una radice nello spirito. Raggiunto lo spirito di Dio, la guarigione operata dentro, la radice dell'anima, si diffonderà nella parte psicologica e anche nella sfera. Quante malattie sparirebbero se noi ci confessassimo bene, se noi ci accostassimo al sacramento della confessione 7 volte. Che significa 7 volte? Frequenza al sacramento della confessione. Quel numero 7 è il numero, diciamo, della completezza. Il numero della frequenza, tante e tante volte, quanto è necessario. Non basta confessarsi una volta, confessarsi spesso, confessarsi bene, perché la guarigione ci raggiunga in profondità. Quante volte perdonerò al mio fratello? Basta 7 volte? Rispose Gesù. Non tanto 7 volte, quanto 70 volte 7. Che significa che bisogna confessarsi spesso, confessarsi bene, immergersi nelle acque del Giordano. Ma che cos'è il Giordano? Non è soltanto il fiume che scorre in Giudea, quanto il segno di un altro fiume, che è Cristo Signore. Il Giordano nasce dall'Ermon, la cima più alta delle montagne, sempre nevosa. Scende e irriga la terra, tutta la valle di Giordano è irrigata. Poi, lungo il suo corso, arriva fino al Mar Morto, dove si spegne. È il segno della grazia di Dio, Cristo che scende dall'Ermon, dalla montagna di Dio, viene in mezzo agli uomini, riceve tutti i peccati nostri e li conduce al Mar Morto, alla morte, alla sepoltura. I peccati non ci sono più. Resta in noi la vita che Cristo ci comunica, egli che è il Giordano della nostra vita, egli che è il fiume dell'acqua viva. È il Padre che ha preparato questo fiume, è Gesù che è questo fiume, è l'acqua gorgogliante, lo Spirito Santo. Il sacerdote, nella formula dell'assoluzione,
attribuisce allo Spirito Santo la remissione dei peccati. Lo Spirito Santo è l'acqua gorgogliante che esce dal cuore di Cristo, che è il vero Giordano. Tutti questa sera vogliamo scendere ai guadi del Giordano e coscienti di essere lebrosi, come il Siro, come Naaman, tuffiamoci in queste acque e guariremo. Dobbiamo aver fede e tutte le, diciamo, le scuse debbono cedere il posto. Diceva appunto Naaman che forse le acque dell'Aban e del Fesfar, le acque dei fiumi di Damasco, non sono migliori delle acque del Giordano, sì, ma soltanto le acque del Giordano guariscono, soltanto immergendoci in Cristo noi siamo guariti dai nostri peccati. L'uomo può trovare tante scuse, può dire che le acque che scorrono nella propria terra sono migliori delle acque del Giordano che scorrono nella terra di Israele, la terra benedetta da Dio, che è la Chiesa. Qualcuno può dire: io vado ad un'altra setta, lì troverò la maniera di liberarmi dei miei peccati. Io pratico l'autoconfessione, pratico l'autoguarigione, io ho trovato un metodo, io ho trovato altre persone per guarirmi dalle mie infermità. No, tutte le altre acque non guariscono, soltanto l'acqua del Giordano dà la guarigione. Chi può rimettere i peccati? Diceva la gente, gli stessi farisei, che può rimettere i peccati se non Dio solo? E quell'uomo che si chiama Gesù, quell'uomo è Dio, lui è il vero Giordano. Affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati, dico a Teo Paralitico, alzati e cammina. Il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati. E questo potere ha dato alla Chiesa proprio nel giorno di Pasqua, quando, comparendo gli apostoli, soffia lo Spirito Santo e dice: ricevete lo Spirito Santo, rimettete i peccati. Quelli ai quali l'avete rimesso saranno rimessi, quelli ai quali non l'avete rimessi non saranno rimessi. Dunque c'è il potere delle chiavi, il potere assoluto. Se il sacerdote rimette il peccato, Dio rimette; se il sacerdote non rimette il peccato, Dio non rimette. Questa è la via maestra, almeno la via ordinaria per essere assolto dei peccati. Non è che il sacerdote abbia il potere in sé, ma è Cristo che nel sacerdote esercita il suo potere ed effonde lo Spirito Santo, l'acqua così di vita che lava ogni peccato dell'uomo. Fratelli, sorelle, tutti questa sera, come Naaman il Siro, siamo coscienti della nostra lebbra. Tutti accorriamo ai guadi del Giordano, tuffiamoci 7 volte, continuamente tuffiamoci in quelle acque, e in quelle acque noi lasceremo il nostro peccato e tutte le nostre infermità. E adesso esultiamo tutti, all'impiedi, come Naaman ballava perché era stato guarito, anche noi balliamo, anche noi esultiamo perché la salvezza è venuta anche per noi. Vuole offrire i donativi, innanzitutto all'Eliseo, ha portato oltre 62 chili di oro, oltre 345 chili di argento, 10 vestiti, un patrimonio enorme. E va da Eliseo. Eliseo risponde: non voglio nulla. Un abito ricevuto da Dio e grato sia do il beneficio di Dio, non prende nulla. Allora Naaman chiede di portare almeno un poco di terra di Israele nel suo paese, in modo che possa ringraziare Dio
quando si dovrà comprare per esigenze nella propria terra, per esigenze di Stato, dovrà andare a ringraziare con tutta la corte la divinità, perché è guarito, non vorrà prostrarsi proprio davanti alla divinità, ma si prostrerà proprio sulla terra del Dio di Israele, Yahweh, e adorerà Dio di Israele proprio in quella terra, perché lui l'ha guarito, nessun'altra divinità. E allora Eliseo concede di portare un carico di terra dalla terra di Israele nella sua patria. Che cosa è questa terra? È la terra santa che dobbiamo portare con noi, il ricordo delle cose sante che dobbiamo portare con noi nella vita, una volta che noi siamo stati guariti, e ricordarci, portando questa terra santa, che proprio in Israele abbiamo avuto la guarigione. Quella terra ci ricorderà che noi siamo stati guariti in Israele, l'Israele della Chiesa, quella terra della Chiesa. È là che avviene la nostra salvezza, è là che scorre il Giordano, è là che si guarisce. È un insegnamento per noi. Ecco, adesso assistiamo a questa scena. Naaman ritorna al suo paese con la carovana, carica ancora dei talenti d'argento e di d'oro, ma porta però una cesta di terra, che è più preziosa dell'oro, più preziosa dell'argento, e ritorna alla sua patria. Per dire a tutti che Dio guarisce, che Dio perdona il peccato, che Dio è il Salvatore del mondo. E non c'è accettazione di persone davanti a Lui, perché Lui, straniero, è stato guarito dal Dio di Israele. La gioia che invade il nostro cuore quando siamo stati liberati dal peccato e guariti dalle nostre infermità. E adesso la mistagogia è finita, però c'è un epilogo molto interessante che dovete ascoltare secondo la lettura che viene data. Ancora non abbiamo parlato di un personaggio. 5 minuti ancora, potete sedervi, di un personaggio. Quando il servo di Eliseo vide partire quella carovana con tutto quel ben di Dio, oro, argento e vestiti, lui che era avido di roba si mise le mani e i capelli: cosa faccio adesso? E escogitò uno stratagemma. Subito si mise in corsa per raggiungere la carovana e disse: sai, il mio padrone ha avuto una visita inaspettata ed ha bisogno di almeno 2 vestiti e almeno di 1 talento d'argento. Così almeno l'elemosina per lui ci sarebbe stata, cioè si sarebbe approfittato. Che figura questo Eliseo! Non si vuole prendere niente e neanche io ho potuto avere neanche le briciole, tutto questo ben di Dio che Naaman aveva portato. E allora convince Naaman a dargli il doppio di quanto egli chiede. E così ritorna contento perché ha ricevuto 2 talenti d'argento, 70 kg d'argento e 2 bei vestiti. E può essere contento. Ma che cosa succede? Lo vedremo subito che cosa succede quando comparisce davanti all'Eliseo. Eliseo lo cerca, dice: dove sei stato? E io ho detto: qua sono stato in giro. Come? Non ti ho visto? No, qui sono stato. Ah, scalzone, cosa hai fatto? E cosa succede? Subito lo vedremo. La lettura. E il servo dell'uomo di Dio, Eliseo, disse fra sé: ecco,
Il mio signore è stato tanto generoso con questo Naaman arameo da non prendere quanto egli aveva portato. Per la vita del signore gli correrò dietro e prenderò qualcosa da lui. Gecasi inseguì Naaman. Questi, vedendolo correre verso di sé, scese dal carro per andargli incontro e gli domandò: «Tutto bene?» Quegli rispose: «Tutto bene, il mio signore mi ha mandato a dirti: ecco, proprio ora sono giunti da me due giovani dalle montagne di Efraim, da parte dei figli dei profeti. Dammi per essi un talento d'argento e due vestiti». Naaman disse: «È meglio che tu prenda due talenti», e insistette con lui. Legò due talenti d'argento in due sacchi insieme con due vestiti e li diede a due dei suoi giovani, che li portarono davanti a Gecasi. Giunto a Lofel, questi prese dalle loro mani il tutto e lo depose in casa. Quindi rimandò gli uomini che se ne andarono. Poi egli andò a presentarsi al suo padrone. Eliseo gli domandò: «Gecasi, da dove vieni?» E rispose: «Il tuo servo non è andato in nessun luogo». Quegli disse: «Non era forse presente il mio spirito quando quell'uomo si voltò dal suo carro per venirti incontro? Era forse il tempo di accettare denaro e di accettare abiti, oliveti, vigne, bestiame minuto e grosso, schiavi e schiave? Ma la lebbra di Naaman si attaccherà a te, alla tua discendenza, per sempre». Egli si allontanò da Eliseo, bianco come la neve, per la lebbra. Parola di Dio. Bene, che cosa succede? La lebbra che era in Naaman e di cui si liberò Naaman ricade su Gecasi, cioè sul servo il quale si era approfittato e aveva preso denaro delle mani di colui che era stato guarito. Il Signore non vuole che noi prendiamo denaro, e neanche quelli che servono all'altare debbono approfittare dell'occasione per percepire denaro. Il denaro appartiene a Dio e noi non possiamo prendere nulla. Qui il servo approfitta, chiede denaro, chiede vestiti, è un menzognero e il Signore lo castiga con la lebbra. La lebbra di Naaman passa al servo, a lui e a tutta la sua discendenza per sempre, tutti lebbrosi nella casa del servo, perché ha osato chiedere denaro che lui aspettava, vestiti che lui aspettavano. È un insegnamento per noi: non possiamo percepire nulla. Lo diceva Gesù: gratis avete ricevuto, gratis date. Non portate con voi né oro né argento, né due vestiti, ma soltanto il bastone di viaggio. E passato così di casa in casa, di città in città, poveramente, senza nulla chiedere per quello che voi fate. È una condanna per tutti quelli i quali approfittano delle miserie degli altri, provvitano delle malattie degli altri, soprattutto maghi e fattucchieri che spolpano la gente. La povera gente per guarire paga, 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 si riduce nell'elemosina tante volte, paga fior di milioni pur di guarire e non guarisce. Soltanto Dio può guarire, e quando Dio guarisce, guarisce gratuitamente. Ma anche i servi di Dio non debbono accettare nulla per la guarigione, né chi è ministro di Dio, né coloro che stanno attorno
al ministro di Dio. Non ti prende neanche un quattrino, neanche una virgola dagli ammalati che guariscono. Gli ammalati, se vogliono dare l'elemosina, la diene ai poveri, ma non si disobbligano né col profeta né con colui che serve il profeta. Questo è l'insegnamento che ci viene da questa pericope della scrittura. Amen. E adesso ci prepariamo all'altra guarigione che viene attraverso l'Eucaristia domenica prossima, cioè domenica prossima sarà la Trinità, poi ci sarà il Corpus Domini, per cui l'altro venerdì è venerdì del corpo, che precede il Corpus Domini, la festa del corpo del Signore. E allora parleremo della guarigione attraverso l'Eucaristia, però esporremo Gesù qui nel sacramento dell'Eucaristia, riprenderemo il ritmo dell'adorazione eucaristica e dei canti in lingue davanti a Gesù, mentre davanti all'Eucaristia noi ci prostreremo, guarderemo al sacrificio della messa in cui avviene tante volte la guarigione, perché la più valida guarigione è quella che viene a contatto con il corpo e il sangue di Cristo Signore. Amen.